Eccoli qua, siamo a lezione a distanza e Giulia, vuoi fare un saluto così si vede che ci stai ascoltando da casa? No. Saluta! Brava, ok. Mamma mia che ermazza, anche quando io sono a casa tu sei a scuola, mi fastidio, stai un po' zitto? Trasformiamo questi numeri in modo da poterli risolvere. 3P meno 5 meno 3. Quindi questo diventa il più meno 5 diventa più o meno 5? Meno. E in fondo mi ripetono per piacere? Meno. Meno 3 diventa? Più. Più. Quando ci sono due meno consecutivi. Quindi a questo punto il calcolo diventa più facile perché abbiamo, ci conviene fare prima tutti i positivi, 3 più 3 che fa 6, togliamo 5 e arriviamo a più 1. Allora, ci proviamo a vedere questa situazione qua. Un più 3 che moltiplica un più 2. Questo loro non l'hanno mai visto, tu l'hai già visto, puoi dire che cosa succede? Non ti ricordi. Secondo voi cosa succede in questo caso? Diventa un diviso. Non sono magie. Il numero più 3 lo moltiplico due volte. Cosa vuol dire? Più 3 è ancora più 3. Quindi? Come fa da 3? Come fa da 2? Quindi? 6. Più 6. Più 6. No, 9 sarebbe 3. No, 3 per 2 volte. Non 3 alla seconda. 3 alla seconda a 9. Questo sarebbe 3 più 3, cioè preso due volte. Facciamo un altro esempio. Pagina 9 che teniamo pulito. No, più 3 per più 4. Il risultato di questo? 12. Più o meno 12? Più 12. Quindi questo è molto semplice. Vediamo però che cosa succede in questa altra parte. Questo più 3 sarebbe più 3 più 3 più 3 più 3. È uguale effettivamente più 12. Questa è la moltiplicazione. Va bene? Andiamo a vedere cosa succede con il meno. Questo meno 3 preso 4 volte è come se facessimo meno 3, meno 3, meno 3, meno 3. Quindi meno 12. Allora attenti a quello che sta succedendo. Quello che vediamo è che quando moltiplichiamo un numero negativo per un numero positivo, il risultato diventa negativo. Prima abbiamo fatto più per più e abbiamo ottenuto più. Adesso abbiamo fatto meno per più e abbiamo ottenuto meno. E meno per meno. Ma nella moltiplicazione vale la proprietà commutativa. Indifferente se io faccio più per meno, otteniamo sempre meno. Quello che ci resta da stabilire è cosa succede in questo caso qua. Dipende meno. Più meno. Dipende dal numero. Io? Dipende dal numero. Perché se più meno, prof, meno. Meno. No? Un attimo che dopo cambio. Perché... aspetto un attimo che cambia. Ma quello non diventava più. Sì. Ma c'è questi quando sono sì. Segno diverso diventava meno. Quando i segni sono uguali, l'abbiamo già visto in realtà anche con l'addizione. Diventa più. Prof, io ho fatto anche questo. Questa cosa.